Amici telespettatori, grazie come ogni settimana della vostra presenza a Fatti e Commenti, quest'oggi insieme al collega Gaetano Laimo che ringrazio. Grazie Stefano, buonasera a te. E abbiamo con noi, eh, graditissimo ospite, il dottor Marcello Mariani. Eh, già segretario generale dell'unione degli interporti riuniti e ora consulente eh, e uno dei maggiori esperti di logistica appunto eh, che eh, abbiamo in questo periodo ecco lo ringraziamo perché parleremo della legge quadro che è stata approvata recentemente dalla camera eh, primo eh, firmatario l'onorevole mauro rotelli e, e quindi ecco, con lui approfondiremo quelli che sono i temi di questa legge che mh, sicuramente avrà poi un impatto importante anche sul nostro interporto, sull'interporto centro italia di Orte. Quindi a Gaetano eh, la prima domanda. Sì, buonasera, eh, innanzitutto è un piacere rivedere Mariani, dopo un po' di tempo cioè era, era passato. Allora questa legge quadro eh, è fondamentale, lo possiamo dire, perlomeno questa è la mia interpretazione per eh, dare chiarezza su quello che è lo sviluppo eh, del, del sistema logistico italiano mediante gli interporti e in particolare il tema dello sviluppo qui da Orte con l'interporto centro Italia nella speranza che poi anche i collegamenti ci portino fino a Civitavecchia. Volevo un quadro riassuntivo e quello che è la possibilità di avere uno sviluppo reale per la provincia di Viterbo nel prossimo periodo. Bene, eh, ringrazio i direttori qui eh, che mi danno la possibilità di festeggiare un passo avanti che ha fatto il sistema Paese Italia approvando alla Camera, ora è stata già calendarizzata al Senato, una legge quadro di riordino degli Interporti Italiani. Una rete di infrastrutture che il legislatore italiano aveva già programmato negli anni 90 con la legge 240 del 90 e che eh, viene diciamo, ridisegnata grazie anche all'attività legislativa di un viderbese, il presidente onorevole Rodelli, che è primo firmatario della legge e che diciamo, con eh, caparbietà ha seguito anche eh, i lavori in commissione nella scorsa legislatura, poi in questa ha assunto le funzioni di presidente della commissione ambiente, ma ha, ha continuato a seguire eh, questa legge che si appresta ad essere approvata in Senato. È quindi una legge di riordino della rete degli Interporti italiani, vista quindi il passaggio è dalla 2.40, sono gli anni 90 italiani, la rete degli interporti italiani in un periodo che noi possiamo definire, direttore Alaimo, quello del Green Deal. Ormai se ne parla. E quindi ha un'impostazione di rete di infrastrutture strategiche disegnata sulla rete Tenti europea. Ciascuno dei nodi interportuali italiani sarà anche un nodo della rete Tenti europea. Quindi la prima osservazione da fare è che negli anni 90 non c'era ancora la rete TNT, invece il passo successivo, ed è quello che viviamo, è quello di una programmazione a carattere europeo e quindi è un passo avanti anche per la infrastruttura a cui accennava il direttore Stefanini, un passo avanti anche per l'interporto di Orte che permane dentro una rete nazionale di interesse europeo. Il riordino è essenzialmente anche un riconoscimento dello status degli interporti, quindi c'è uno Stato che dice programmiamo queste infrastrutture, una proliferazione indistinta può solo far male alla logistica italiana, la catena logistica italiana come quella dei porti e quella degli aeroporti deve avere una programmazione sia per una migliore efficienza sia per un utilizzo corretto delle risorse. Quindi questa è una finalità generale. L'altro aspetto è che viene preso in considerazione l'Interporto come una infrastruttura strategica al servizio dello sviluppo e della modernizzazione del Paese ma si riconosce anche che le attività che si fanno all'interno di un interporto sono di carattere industriale e quindi soggette al mercato alla concorrenza e eh, a quello che in gergo giuridico viene detto diritto privato liberando un pochino e eh, dalla, diciamo, dalla cappa del pubblico la rete degli interporti però eh, qui c'è sempre ogni volta che ci liberiamo dal pubblico ci deve essere poi la capacità di navigare in mare aperto in quel grande eh, diciamo oceano che si chiama concorrenza. Eh, e qui eh, in particolare è chiaro che le dimensioni di alcuni interporti fanno sì che siano capaci di navigare e avere una efficienza produttiva un piccolo interporto come quello nostro eh, del centro Italia di Orte dovrà dotarsi, e io mi auguro che lo faccia, di eh, diciamo, capacità operativa e gestionale per vincere non solo eh, la battaglia che abbiamo vinto del riconoscimento eh, di interporto di rilievo nazionale europeo, ma di vincerla anche sul mercato sapendo offrire... qui. Rispondo a un pezzo di domanda al nostro bacino, al nostro distretto industriale. Cioè un interporto e, e il proprio distretto industriale debbono vivere in simbiosi, direttore. Certo. Ma quando parliamo di distretto industriale nostro, io invi vi inviterei ad allargare un pochino il campo e a pensare che un nostro diciamo, sito di interesse possa essere quello che va da Civita Vecchia a Viterbo. Bene, ecco, io volevo sviluppare un, un elemento importante, il discorso della rete degli Interporti. Ecco, la, la vostra unione, l'Unione Interporti riuniti, credo che abbia fatto una politica ormai da sempre di connessione. Ecco, ci può spiegare... Per esempio eh, ecco, come eh, delle merci possano eh, interconnettersi con i vari interporti e soprattutto con il tessuto produttivo. Ecco, eh, se non vado errato sono 24 gli interporti sì. italiani. Diciamo, al, al momento sono 24 riconosciuti nella lista ministeriale. Gli associati all'Unione Interporti Uniti sono 26 c'è una evoluzione anche all'interno degli interporti. La legge prevede che non possano essere più di 30. Quindi siamo arrivati insomma. Ecco, siamo, siamo lì. Quindi diciamo, noi ci auguriamo che i due nostri associati, che sono Civitavecchia e Pordenone, vengano riconosciuti presto come eh, interporti della rete nazionale. Ci sarà poi posto per altri quattro interporti che eh, vista l'allocazione degli altri noi indichiamo preferibilmente allocati a sud, dove c'è più necessità di creare diciamo, nodi eh, e infrastrutture intermodali. La funzionalità di un interporto oggi è essenzialmente quella di favorire l'intermodalità, le merci, perché ho utilizzato il Green Deal per iniziare questo nostro incontro? Il Green deal definisce un periodo dentro cui dobbiamo fare uno sforzo di sostenibilità delle nostre attività anche industriali e dentro le attività industriali c'è anche la movimentazione delle merci e la logistica integrata. Ora rendere sostenibile lo spostamento delle merci lo si fa mettendo le merci su ferro. E quindi noi abbiamo uno sforzo incredibile da fare perché ancora circa l'85%, il 90% in alcuni casi delle merci viaggia su gomma. Per portarle a un indice di 30% come è previsto nel, diciamo, eh, nelle linee guida del Green Deal europeo dobbiamo fare uno sforzo. Per fare questo sforzo siamo agevolati dalla rete degli interporti italiani che è una rete di intermodalità. Quindi arriva la merce su gomma, eh, una volta la merce era essenzialmente diciamo, eh, intesa come eh, diverse tipologie anche eh, di trasporto, oggi essenzialmente quando parliamo di merce pensiamo all'unità di carico che è il container o il semirimorchio. Arrivano negli interporti semirimorchi e container, eh, sostano nei loro piazzali per essere messi sui treni. Arrivano i treni fatti di semirimorchi e container e portano i treni sui piazzali degli interporti. Le merci che vengono portate, queste sì, in quello che noi chiamiamo ultimo miglio, al, all'industria, alla distribuzione, all'utilizzo tramite la gomma. Se non ci dotiamo di una rete di interporti ferrati capare, capaci di fare intermodalità. Eh, perdiamo questa eh, battaglia che ci deve vedere in prima linea nel portare l'Italia ad avere una rete efficiente di mobilità delle merci su ferro. Ma io più o meno in conclusione, più che una domanda, è un parere, eh, un, un periodo difficile perlomeno eh, economico dopo quello che sta succedendo, Quindi abbiamo parlato prima di pandemia, due guerre in corso. Eh, proprio il traffico merci su marittimo è messo a repentaglio da aiuti che in questo periodo, è, è storia di questo periodo, sparano deliberatamente contro i mezzi cargo, quelli che vanno sulle acque. Come si può eh, uscire attraverso una progettualità che ormai è, è globale? Cioè, come mai succedono ancora oggi, secondo lei, questi fatti e come si può ovviare? I fatti che lei cita, direttore, sono fatti chiaramente che vanno affrontati a, a livelli delle cancellerie eh, internazionali. Un parere tecnico di un esperto. Dal punto di vista invece della logistica integrata e dell'impatto è notevolissimo, cioè eh, questi fatti sì, ci fanno ridisegnare le rotte. Ridisegnare le rotte significa ridisegnare anche i traffici commerciali. Eh, vorrei fare un'annotazione a voi molto attenti anche, come eh, commentatori, quando parliamo di traffici commerciali, se ci abbiniamo e ci sovrapponiamo uno sguardo storico, ca capiamo che traffici commerciali e incrementi di civiltà o scambi di civiltà vanno di pari passo. Quindi, uno sguardo storico sui traffici commerciali e su quello che significa il mutamento di rotte ci fa immediatamente capire quanto giustamente lei diceva è importante avere cognizione di questo. Una delle risposte che dobbiamo dare è quella di organizzare al meglio la nostra supply chain, la nostra eh, rete di rifornimento, la nostra catena logistica, quindi maggiore integrazione tra il distretto industriale e i nodi intermodali una maggiore integrazione dei nostri porti con il sistema industriale italiano e con il sistema della catena logistica. Lo stiamo facendo con un grande sforzo che vede ridisegnata la rete ferroviaria sul nostra, sulla nostra penisola e disegnare una rete ferroviaria per il trasporto delle merci su una penisola come la nostra capite le difficoltà che sì, ci sono. Lo sforzo è notevole, lo stiamo facendo proprio in questi anni. Eh, su questa è, è indispensabile un utilizzo concertato delle risorse, quindi continuerà a essere fondamentale, lo dico al, al direttore Stefanini, l'innervatura della nostra rete autostradale, sì. ma in connessione con i nodi ferroviari. E in prossimità dei propri nodi interportuali noi abbiamo dei, dei, diciamo, dei nodi sensibili per poter fare in modo di soffrire il meno possibile, perché non è solo eh, la guerriglia degli uti che ha trasformato le, rotte, le nostre certo. rotte. Voi pensate a quello che fa il grano dell'Ucraina. Eh, nelle foto che ho mandato alla vostra sì. redazione sì. c'è... Cioè, tra l'altro, una foto in cui io saluto l'ambasciatore eh, ucraino in Italia. È venuto in UIR e abbiamo fatto un forum di approfondimento per capire come ridisegnare le rotte del grano ucraino in modo che potessero soffrire il meno possibile delle interruzioni. Certo. Quindi, lei ha accolto, direttore, un nodo che è importante eh, su questo: diciamo, il sistema Paese Italia, in questo. Eh, ultimo periodo e grazie soprattutto all'utilizzo dei fondi del PNRR sta facendo degli importanti passi avanti e quindi sono ottimista. Bene, Infatti. io brevissimo, un'ultimissima domanda. Ho visto eh, nel progetto appunto che sta all'approvazione delle Camere eh, che eh, per gli interporti è previsto un finanziamento pluriennale. E questo sicuramente sarà uno stanziamento fondamentale perché se non vado errato è suddiviso per tre anni. È possibile, lo stanziamento che si parla appunto di eh, 10 milioni di euro annui per tre anni eh, potrebbe dare un impulso ulteriore, sappiamo eh, l'interporto per esempio di Orte ha questa caratteristica del collegamento ferroviario che da poco è stato, è stato realizzato, adesso non so se ancora i treni non entrano però in, nell'interporto e poi la vicinanza eh, sembra fatto veramente a livello logistico con la rete. Eh, autostradale nazionale. Quindi ecco, questo finanziamento potrebbe essere sufficiente per far decollare ecco, interporti come quello nostro, come quello del centro Italia? Senz'altro, eh, ha colto una necessità ecco, che hanno gli interporti, come dicevo, di una certa dimensione che debbono eh, consolidare eh, i loro traffici debbono incrementarli, nel caso del centro Italia di Orte deve approcciare a uno sviluppo anche sulla movimentazione su ferro. Sarà fondamentale l'utilizzo di queste trend tranche, ciascuna per un anno nel 2024, 2025 e 2026, quindi c'è un accompagnamento che la legge Rotelli, e sottolineo la legge Rotelli, ha previsto. Ci sarà poi, come sempre capita, da programmare, da essere pronti a utilizzarle, direttore, queste Questo. risorse e quindi programmare. Eh, è un problema italiano l'utilizzare le risorse. Eh, Sapere utilizzare le risorse significa essere pronti con dei progetti di utilizzo. Io mi auguro che l'Interporto Centro Italia di Orte, come ha fatto in questi anni, ha ampliato, a uno dei termini. Prima non l'ho detto, per fare quell'intermodalità spinta non possiamo incrementare il numero dei treni ma dobbiamo incrementare increme la quantità incrementando la dimensione dei treni quindi lavoreremo su treni europei di oltre 700 metri oltre 500 metri l'interporto di Orto è uno di quegli interporti italiani che si è dotato di un terminale europeo di oltre 750 metri è chiaro che l'utilizzo di queste risorse, ora c'è in atto già un beneficio che avviene tramite il fondo complementare al PNRR e li stiamo utilizzando anche orte per la digitalizzazione, il prossimo passo che io prevedo sul quale sto lavorando è un grande piano nazionale a favore delle comunità energetiche e in particolare dell'utilizzo di energia sostenibile anche per la trazione delle merci. Benissimo, ecco con questa prospettiva diciamo futura noi concludiamo questa intervista e ringrazio sia Gaetano te, della collaborazione e soprattutto il dottor Marcello Mariani, lo ricordiamo, già segretario eh, del, dell'Unione eh, degli Interporti Riuniti d'Italia e consulente e esperto di logistica eh, per eh, gli interporti italiani. Grazie e ai telespettatori, arrivederci e risentirci alla prossima settimana.